Allora, ce l'abbiamo tutti quell'amico che quando parla, quel conoscente, insomma, che deve sempre straparlare e che deve sempre esagerare, dire cose eccessive, anche in modo un po' antipatico a volte, vero? Ecco, come si definisce quando una persona parla ma dice degli spropositi? Oppure quando parla, 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 ma senza dire niente, sproloquiare. Dunque, un proloquio senza la S, è una introduzione, l'inizio di un discorso. Per esempio, io vi dico, non so, oggi vi parlerò della guerra civile di Roma. Ma poi c'è quella S lì davanti che complica le cose, perché è un prefisso peggiorativo e che fa diventare il proloquio uno sproloquio. Allora io, invece che parlarvi della guerra civile, inizio a parlarvi del traffico che c'è a Roma, della confusione che può portare effettivamente, pensandoci, a una guerra civile. Sì, adesso vedete, sto sproloquiando perché sto andando fuori strada, sto parlando d'altro. Ecco, quella S lì davanti è pericolosa quando la vedete. Prendete, non so, la parola figurare, no? Messa così, il verbo significa apparire, ma se ci mettete quella S davanti diventa sfigurare, che diventa fare una brutta figura. Bene, la S davanti a proloquio fa diventare la parola uno sproloquio e significa iniziare a fare un discorso. E poi degenerare, parlare troppo a lungo, oppure parlare a vanvera, o anche dire cose spropositate. Di nuovo vedete la S lì davanti. Ma quindi, fermi, fermi. Quindi questa parola ha due significati? Sì e no. Non sono significati diversi, sono accezioni diverse. Un giorno forse dovrei fare un video sulla parola accezione. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che proprio sono significati diversi, ma tutto dipende dal contesto della frase. È da lì che riuscite a capire cosa esattamente intende dire, qual è la sfumatura leggera, diversa di significato che si vuole dare. Quella è appunto un'accezione diversa. Che ne so, vi faccio un esempio, no? Giocare. Io posso giocare con una persona, vero? Però se uso questa frase per dire che sono in un rapporto d'amore, magari sto giocando con quella persona, significa che la sto prendendo in giro. Bene, uno sproloquio quindi può essere due accezioni diverse. Da un lato un discorso prolisso, lungo, fatto in tono enfatico, ma inconcludente, sì. Che non va da nessuna parte, per esempio, quel professore fece uno sproloquio di 2 ore e nessuno lo ascoltò. Oppure può essere inteso anche come esagerazione, cioè come mancanza di rispetto nei confronti di chi ti ascolta. Per esempio, mi ha parlato, sì, ma ha detto un sacco di sproloqui nei confronti di mia sorella e mi ha fatto arrabbiare. E quindi, come si fa a capire qual è l'accezione giusta, quella della sorella che ti ha fatto arrabbiare o lo sproloquio del professore che parla troppo, come sto facendo io adesso? È semplice, bisogna guardare sempre il contesto della frase. Tipo, occhio, dovete indovinare voi adesso. Se io ti dico, la finisci di dire sproloqui? Cosa sto dicendo? Che non devi esagerare, non devi mancare di rispetto, ma se dico non stai arrivando al punto, la finisci di sproloquiare? Sto dicendo un'altra cosa, giusto? Bene, e voi conoscete qualcuno che sproloquia spesso? O qualcuno che dice spesso sproloqui? Raccontatecelo pure qui sotto nei commenti. E poi, se il video vi è piaciuto, potete mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale, cliccare su segui, fate insomma come volete e poi se volete anche potete proporre la vostra parola, quella che vorreste tanto che io vi raccontassi in uno dei prossimi video. Nel frattempo, a domani e mi raccomando, usate bene le parole, non sproloquiate.